Siamo al Teatro Tognolo a Mestre in compagnia di Lorenzo Lavia per presentare Colazione da Tiffany. Sì. E il protagonista in questo caso è anche un riflesso di Truman Capote, da cui la commedia è tratta, sì. Anche se il nostro riflesso condizionato è sempre legato al strafamoso film. Il film è talmente importante, è stato forse uno dei film più importanti del Novecento, ha portato l'America dagli anni 50 agli anni 60. Però appunto Colazione da Tiffany è in fondo l'autobiografia di Truman Capote. Tutti quanti sanno che Truman Capote era omosessuale, quindi tutti quanti possono ben immaginare che proprio il fondamento delle tue storie appunto è completamente diverso. Noi vediamo la fine del film con George Peppard, che in quel periodo era anche l'amante di Truman Capote, e Audrey Hepburn, che finiscono sulla finestra abbracciati e guardano al futuro, e invece qua è un finale diverso, è un finale di separazione ma di rinascita dei due personaggi. Una cosa molto importante è anche che il personaggio di Holly, che poi il vero nome di Holly è Lula May Barnes, è la proiezione materna, infatti la madre di Truman Capote si chiamava Lily May. Quindi diciamo gli ingredienti ci stanno tutti appunto di una proiezione materna e del fatto che è il racconto di un omosessuale. Oltre a questo c'è anche tutto uno sfondo che sarà anche lo sfondo della scenografia America, questi appartamenti da cui lei tra l'altro sale dalla finestra, insomma... Diciamo, quello è rimasto, come nel film, come nel romanzo, la New York, però una New York degli anni 40, è guerra, Holly è figlia della Grande Depressione, non è figlia della ricchezza degli anni 50 come il film, e quindi proprio la sua voglia di emergere, di lusso, di denaro, non è per apparire, ma è perché ha passato la fame. La Grande Depressione degli anni 20, che era nel 20, 29. Nel 29, 29, 30, 31, era fame. Truman Capote ha sempre avuto questa grandissima abilità di raccontare con grande leggerezza delle storie, delle emozioni, delle rappresentazioni profondissime e molto melanconiche. Come siete riusciti voi tracciare questi personaggi, il tuo in particolare, che è un doppio personaggio perché è un riflesso di Capote, lo scrittore, è un riflesso del personaggio ed è un riflesso anche di quell'epoca. Come siamo riusciti? Diciamo che il riduttore del romanzo ha voluto mantenere un lato più commedia, leggera, diciamo, è stato più un lavoro attoriale spingere in certi punti, diciamo, un tono più drammatico in alcuni punti, perché lo portava anche il testo, lo portava anche il racconto d'attore, non tanto il racconto della parola. Quindi, però, nel senso, credo che in parte ci siamo riusciti, poi un discorso più globale, anche comunque è stata una scelta sia di regia che di testo, mantenere una allure più commedia che una leggerezza malinconica, trovo, però va bene così, perché comunque sia in alcuni punti si riesce a tirarlo fuori. In molte occasioni, tra l'altro, c'è questa dissonanza. Uno si aspetta di vedere, per esempio, una riproposizione del film, per cui lieto fine, la storia d'amore, queste varie storie intrecciate dei vari personaggi che Holly incontra. In questo caso c'è un capovolgimento. E è stato anche interessante, secondo me, vedere a teatro quello che non appare nel film. Ma nel film, in realtà, a parte varie cose che il pubblico potrà riconoscere del film, ma si tratta del fondamento. È la biografia di un omosessuale. Non è una storia romantica di un eterosessuale. È una storia drammatica di un omosessuale che scopre la sua omosessualità. Gliela fa capire Holly. Holly scappa, sparisce, perché se no l'arrestano, perde un bambino. È il fondamento della storia stessa.
cosa piace a te del tuo personaggio? Del mio personaggio? Questa è una domanda molto difficile. Cosa piace a me del mio personaggio? Del mio personaggio a me piace che è Truman Capote. Solo questo mi piace. E cerco di dare, facendo anche quello, con quello che il testo, le parole che mi fa dire il drammaturgo riduttore, che mi dà, cerco di mettere un po' di quello spirito che poteva avere Truman Capote quando era giovane, perché poi questo personaggio ancora non è Truman Capote, diventa Truman più in là. E poi un'altra cosa, l'ultima. Truman Capote era uno scrittore davvero incredibile. Assolutamente sì. Lo so, purtroppo Colazione da Tiffany, comunque sia parlando anche Colazione da Tiffany, il film ha svalutato il romanzo. Il romanzo è un romanzo importante, svalutato da un film, che comunque è un film importante. Un film importante perché ha segnato un periodo della storia. Non stiamo parlando di un film assoluto, sono gli altri i film assoluti, però ha traghettato un certo tipo di cultura americana dagli anni 50 agli anni 60, il cast era giusto, la musica Moon River era bella, c'era, però ha svalutato il romanzo, che sicuramente è un romanzo molto più importante, forse anche quasi possiamo ammetterlo dello stesso livello di Lolita, senza alcun dubbio. A te piace Truman Capote? A me piace Truman Capote perché il modo in cui scrive, su YouTube si vedono spesso molte sue interviste e sentendo come lui parla, come intrattiene, lui spesso andava anche ospite nei programmi televisivi, lui e Dean Martin che fanno le gag, erano un po', non, se voi vedete queste cose su YouTube si può anche capire che tipo di scrittura e che tipo di persona poteva essere, perché noi lo leggiamo sempre tradotto, quindi anche il linguaggio, vedere come parlava lui si può capire che tipo di linguaggio.